Permettetemi di raccontarvi un ricordo della mia infanzia, di quando avevo 8 anni ed era la vigilia di Natale. E voi lo sapete, i bambini a Natale sono sempre allegri, vispi, vivaci. Mentre io quella notte di Natale ero particolarmente triste e probabilmente per un motivo stupido, banale. Perché non nevicava, mancava la neve proprio la notte di Natale. E forse sarà stata l'influenza della televisione, del cinema, dei cartoni animati, ma per me il Natale poteva davvero essere magico soltanto se ci fossero stati quei mille, mille fiocchi bianchi che fossero scesi giù dal cielo. Insomma, io ero piccolo, ma decisi il mio futuro, dissi: io da grande devo diventare un mago. Un personaggio che per tutta la vita cerca di regalare il sorriso e la fantasia alle persone che ha davanti. E con questa idea ambiziosa in testa e questo libro di magia avuto in regalo a Natale, io nella mia stanzetta cominciai ad imparare a fare il mago. Avete ragione, non erano magie, erano dei banali trucchi. Però forse io quella notte imparai la cosa più importante: la magia è soltanto fantasia. Perché se voi avete immaginato qualunque cosa fino in fondo, beh, questo qualcosa è come se l'aveste vissuto sul serio. Tanto che oggi, dopo tanti anni, io non sono sicuro che all'epoca le cose andarono veramente così.